Tra le righe, un programma di parole di management. Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca. E oggi con me c'è Luigi Maria Sicca, professore ordinario di organizzazione aziendale all'Università degli Studi di Napoli Federico II e anche autore del libro O l'impresa o la vita, storie organizzative ed epiche, edito da IGEA, di cui parleremo oggi. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Buongiorno dottoressa, grazie a lei. Il libro intreccia storie manageriali di successo e altrettante in campo artistico e musicale ed è giunto alla quinta edizione. Che cosa c'è di nuovo quindi, professore? Beh, la quinta edizione è sostanzialmente nuova poiché contiene prevalentemente storie inedite che intrecciano esperienze di successo in campo strettamente manageriale ed organizzativo e storie di successo in campo artistico con un specifico focus al mondo della musica. E come mai ha voluto approfondire l'art management? Perché è importante? Beh, innanzitutto credo che l'art management e studiare le organizzazioni artistiche rappresenti una preziosa occasione per indagare sulle fonti della conoscenza manageriale e in particolare della conoscenza organizzativa. Studiare le imprese artistiche e, nel mio caso, con un focus particolare sulle organizzazioni che operano in ambito musicale, significa non tanto applicare sic et simpliciter con una sorta di orrore epistemologico le categorie del management alle organizzazioni artistiche, quanto piuttosto il contrario, immergersi nelle organizzazioni musicali, lasciarsi fecondare da queste realtà, da queste organizzazioni, dalla tradizione millenaria e comprendere cosa queste esperienze possono restituire a noi gente di management. E ci può fare qualche esempio di queste organizzazioni ben gestite? Ma nel volume O l'impresa o la vita ne abbiamo parecchie e molte anche nuove in questa quinta edizione. Penso ad esempio all'esperienza del Rossini Opera Festival, penso per esempio all'esperienza della musica da camera, così come narrata da Le Menier, direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole. Penso ancora all'esperienza di Rinaldo Alessandrini, figura stellare, di grande respiro internazionale con il suo concerto italiano, tra le realtà più importanti al mondo, direi, della musica barocca. Così via, ad esempio, l'esperienza come raccontata da Luca Signorini, primo violoncello della fondazione dell'orchestra della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli, o quella di Paolo Arcà, direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e tante altre. Oltre alle organizzazioni artistiche che ha citato, può farci qualche esempio anche di organizzazioni aziendali? Grazie per questa domanda, perché in realtà la vera chiave di volta di questa lunga riflessione che abbiamo portato avanti insieme è proprio la presenza all'interno del volume di rappresentanti, imprenditori o manager in posizione apicale, in quelle che prima definivamo le cosiddette aziende prevalentemente studiate in letteratura. E quindi abbiamo per esempio l'esperienza di SEA, Aeroporti di Milano, raccontata direttamente nel libro dal suo amministratore delegato Armando Brunini, ha un'esperienza di grande rilevanza internazionale che ha il suo bacino a mezzogiorno, che è quella di Laminazione Sottile, con la narrazione del suo presidente, l'ingegner Massimo Moschini, o per esempio, sempre sul registro aziendale, imprenditoriale, l'esperienza di successo di un player
di primo piano oggi a livello internazionale del mondo della produzione cinematografica e di animazione, che è Luciano Stella, che parla del suo Mad Entertainment, e così via. Potrei continuare, per esempio, nell'ambito della finanza, con l'esperienza narrata di Banca Etica, o nella pubblica amministrazione, la prima esperienza italiana di fusione tra due comuni, quello di Figline e quello di Valdarno, così come raccontati dall'attuale direttore risorse umane del comune di Milano, dottor Valerio Iossa. Naturalmente, vorrei anche evidenziare, al netto di queste storie, di queste narrazioni che intrecciano appunto in un plot le storie e le narrazioni di musicisti e imprenditori, due testi che aprono e chiudono, come dire, il volume. Uno che è un po' una lezione, no? Un punto di riferimento su alcune categorie del linguaggio, scritto da Gennaro Chierchia, una delle figure più autorevoli oggi al mondo della linguistica, docente ad Harvard, e una chiosa, una lettera al professor Gioacchino Lanza Tomasi, che ci parla di un secolo che è importante, che ci lasciamo alle spalle, quando, diciamo, segnalandoci delle categorie significative per quando si vuole fare sviluppo territoriale, impresa e politica culturale. E nel libro si legge che queste organizzazioni, ovviamente ognuna ha le sue particolarità, però tutte hanno la capacità di poter gestire bene gli imprevisti. E quindi quanto è importante avere questa competenza? Beh, questo è uno dei punti fondamentali di questo intreccio, quello che un'autrice cara a chi si occupa di organizzazione come Barbara Zarniaska chiama plot. L'intreccio è un plot ed ha a che fare con l'altra parola chiave di questo volume, che è la narrazione. Gestire gli imprevisti, narrare e comprenderne le possibili soluzioni, significa dare cittadinanza a quel compito, a quel ruolo che io attribuisco all'art management come terreno fecondo per gli studi organizzativi cui facevo prima riferimento. Le organizzazioni musicali sono la sede ideale, la sede idealtipica per comprendere la gestione dell'imprevisto. È fisiologico quando si suona insieme, quando si lavora su un testo musicale, dovere gestire condizioni di contesto non prevedibili ex ante. Quando ci si occupa delle aziende, chiamiamole più che chiamarle aziende tradizionali, quelle più tradizionalmente studiate, si è portati a considerare l'eccezione, l'imprevisto, come un'eccezione. Non è così. L'imprevisto è un tratto fisiologico dell'agire e dell'interagire organizzativo, e da questo punto di vista le organizzazioni artistiche rappresentano exemplum, rappresentano un'occasione strepitosa per comprendere quanto l'imprevisto sia nelle corde dei processi di divisione del lavoro e di coordinamento in tutte le organizzazioni, anche quelle, appunto, come dicevo prima, più tradizionalmente studiate nella letteratura economica e nella tradizione dei nostri studi. Tra l'altro quest'anno c'è stato un imprevisto, diciamo, molto importante perché lei prima ha citato il Rossini Opera Festival, che di solito si svolge ad agosto, e quest'anno è stato uno dei pochi festival che è riuscito, comunque, sono riusciti comunque a mettere in piedi anche con tutte le restrizioni dovute al coronavirus. Quindi, sicuramente anche questo è un festival che si è reinventato molto. Certamente, ma colgo l'occasione della riflessione che lei sta proponendo sull'imprevisto per guardare la questione in chiave macroscopica. Quest'anno noi tutti,
a livello planetario stiamo vivendo un grande imprevisto, che è questo scherzo della natura, questo salto di specie dall'animale non umano a noi animali umani, che ci ha portato a dover ridisegnare le fondamenta della nostra convivenza. Di fronte a questa esperienza macroscopica, evidente, drammatica, ci ritroviamo a poter tornare a bomba su una riflessione di fondo di questo libro, intrecciando la tradizione del pensiero organizzativo e la tradizione del pensiero artistico intorno alla questione delle fonti della conoscenza manageriale organizzativa. Noi viviamo in contesti macroeconomici abbastanza mutevoli e interrogarsi sulle fonti della conoscenza può consentire di disporre di strumenti, di una cassetta degli attrezzi adeguata a gestire le diverse fasi del ciclo macroeconomico. Se per esempio pensiamo ai grandi modelli di management che dal secondo dopoguerra, con la formazione delle grandi business school americane, abitate prevalentemente da quegli altri ufficiali dell'esercito americano che andarono a occupare le cattedre delle principali business school americane, se pensiamo a quei modelli che vengono da quell'esperienza, quei modelli facevano riferimento a degli scenari economici prevalentemente stabili, orientati prevalentemente a un'ipotesi di crescita macroeconomica di lungo periodo. Mi riferisco evidentemente a tutta quella modellistica sorta in seno a quella fucina di cultura d'impresa che è la scuola di Harvard. In realtà, se guardiamo anche retrospettivamente, ma guardiamo anche al presente, e ci diamo dei piccoli appuntamenti mentali, 1929, 1973 con la crisi petrolifera, inizio anni 90 con una crisi economica internazionale che in Italia ebbe anche un corrispettivo in termini di grande crisi istituzionale, e poi guardiamo alla bolla speculativa di Lehman Brothers nel 2008, e poi guardiamo alla crisi che stiamo vivendo oggi nel 2020, ci accorgiamo come quelle prospettive di crescita di lungo periodo sono state nella realtà concreta profondamente tradite e smentite da intervalli prevalentemente asintotici, con periodi di espansione tendenzialmente orientati ad una restrizione della propria durata e periodi di crisi con una eco che si è portata avanti nel tempo sempre più lunghi. Di fronte a questi elementi di realtà con cui le imprese devono fare i conti, perché ogni impresa opera in un contesto, ogni impresa opera in un contesto macroeconomico e competitivo, di fronte a questo, naturalmente interrogarci sulle fonti della conoscenza organizzativa e della conoscenza manageriale può consentire di costruire cassette degli attrezzi, strumenti di pensiero, ma anche strumenti di pensiero al servizio di azioni di costruzione di logiche strategiche che possono essere preziosi, che possono essere estremamente potenti. Ed è qui che si staglia l'importanza dell'intreccio tra studi su aziende le più tradizionalmente considerate dalla letteratura, quindi aziende industriali, aziende della finanza, aziende green, pure presenti in questo volume, L'impresa alla vita, e organizzazioni che vengono da mondi molto lontani, che sono quelli della musica, che sicuramente hanno dei mandati e degli statuti millenari, precapitalistici, e che anticipano di molto l'avvento
di quel grande modello all'interno del quale ci muoviamo negli ultimi centinaia di anni, che è il modello dell'economia industriale. Perfetto, io la ringrazio per essere stato mio ospite Grazie a voi. e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe.